Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Assessore Cecchini, oggi incontro con i vertici di Agea per fare il punto della situazione sul ritardo dei pagamenti del programma di sviluppo rurale dell'Umbria. Ecco, qual è la situazione e come anche la Regione Umbria si sta muovendo per risolvere questo problema? Ma l'andamento di spesa del piano di sviluppo rurale 2014-2020 Umbria in realtà è molto buono, in linea con i parametri europei. Abbiamo già pagato oltre 200 milioni di euro. La verità è che c'è un numero molto consistente di pratiche relative alle misure a superficie 2015 e 2016 non pagate, su alcuni casi come il benessere animale e il biologico per circa il 40%. C'è un ritardo nei pagamenti degli investimenti, sia in generale sia relativa ai giovani, quindi al primo insediamento, e quindi con i vertici AGEA, assieme al tavolo verde, vogliamo capire in che modo possiamo risolvere queste problematiche in tempi abbastanza veloci. Gabriele Pagliardini, direttore di AGEA, quest'oggi a Perugia per confrontarsi sia con le istituzioni regionali ma anche con le associazioni di categoria su questo problema di alcuni ritardi nei pagamenti. Ecco, qual è la situazione, quali sono anche i problemi che avete riscontrato per questi ritardi? Intanto sono contento di essere qui in Umbria, a Perugia, perché vogliamo testimoniare una collaborazione tra istituzioni che non si è mai interrotta e che proseguirà anche nel prossimo futuro per la risoluzione di alcuni problemi che ci sono. Bisogna anche dire che stiamo parlando di uno dei PSR più virtuosi d'Italia, quindi i problemi ci sono perché sono legati a tante circostanze, in parte che riguardano AGEA, in parte che riguardano un peso burocratico che è assolutamente straordinario, che è posto dai regolamenti europei, dalle scelte nazionali, e che crea oggettivamente delle complicazioni nell'accesso agli aiuti. Però siamo tutti impegnati per risolverlo. L'Umbria è una regione che è uscita già da mesi dal rischio di disimpegno per l'N+3, che si misurerà come impegno finanziario al 31 dicembre di quest'anno, quindi dobbiamo, come dire, essere ragionevolmente soddisfatti e fare tutto quello che si può fare ancora per raggiungere il 100% degli obiettivi. Noi siamo venuti qui a confrontarci sui problemi veri, a continuare in una collaborazione con la Regione che ci aiuterà sicuramente a venire incontro agli agricoltori che ancora aspettano i loro aiuti. Ecco, immagino gli agricoltori vorranno delle certezze. Ecco, cosa risponderete oggi? Guardi, noi come AGEA abbiamo, diciamo, l'onere di gestire i pagamenti per 13 regioni in Italia. Di queste regioni, 3 sono già uscite dal rischio di disimpegno. Siamo ovviamente impegnati su più fronti, non nascondiamo la presenza di alcune difficoltà nella struttura di AGEA il precedente governo, ancora in carica, si era impegnato anche a risolvere, sia sul piano di una riforma dell'ente sia sul piano di una modifica sulla modalità di gestione del sistema informativo agricolo nazionale. Quindi ci sono problemi contingenti, che sono quelli di eseguire rapidamente i pagamenti sulle domande di aiuto. Ci sono altri problemi che sono, diciamo, un po' più complicati e che richiedono tempi anche un po' più lunghi nella loro soluzione. Io ci tengo a spiegare quali sono le questioni e a confermare il massimo impegno a fare il più rapidamente possibile. Ovviamente non ad assumere impegni che non posso sostenere. Presidente Marini, abbiamo sentito adesso il direttore di AGEA, i problemi che stanno riscontrando per saldare completamente i pagamenti arretrati. Ecco, anche la Regione Umbria come si è mossa in questo periodo per cercare di trovare una soluzione? Intanto credo che l'incontro di oggi è proprio questo. La Regione ha messo in campo tutti gli sforzi, anche amministrativi, per programmare le risorse, per fare i bandi, per metterle a disposizione gli agricoltori. Ora AGEA, che è l'ente pagatore, deve mettere in campo una capacità anche gestionale, tecnica ed operativa
in un tempo che non può essere quello che abbiamo vissuto in questa fase iniziale della programmazione, del primo triennio della programmazione 2014-2020. Gli agricoltori hanno diritto a ricevere rapidamente le risorse, hanno diritto ad avere fondi con i quali mandano avanti le loro aziende, pagano gli stipendi ai dipendenti, pagano i loro fornitori. E abbiamo voluto fare questo incontro per rappresentare anche l'insostenibilità della situazione. Spero che quindi la struttura tecnica ed operativa di AGEA sia in grado di dare delle risposte rapide e puntuali. Aggiungo che sarebbe un paradosso che da un lato noi abbiamo un'alta capacità di programmazione e di investimento in Umbria e dall'altro inefficienze e ritardi impediscano concretamente di far arrivare le risorse ai destinatari e beneficiari finali, che sono appunto le imprese agricole e gli agricoltori. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio torna puntuale tra un'ora.